Dopo l'antipasto di Coppa Italia iniziata a Castelfidardo, la nuova era sportiva del Notaresco, ripartito nel segno della continuità con al timone della società rossoblu il presidente Salvatore Di Giovanni. I primi 90 minuti stagionali sono coincisi con una autoritaria vittoria dei rossoblu in casa dei biancoverdi marchigiani, che poco hanno potuto al cospetto degli scatenati abruzzesi di mister Cudini. Se come si dice, chi ben inizia a metà dell'opera, è giusto essere moderatamente ottimisti. In campo i ragazzi di Cudini si schierano con il modulo 4-3-3, assenti fra gli abruzzesi Massetti e Colevecchio squalificati, out anche Petrarulo e Dostiglio. Riflettori puntati su Minella, l'ex di turno, che segnerà poi il gol del definitivo 3-1. I padroni di casa rispondono con il 3-5-2. Al Galileo Mancini, in una domenica da tintarella estiva, arrivano in 500 con una cinquantina di tifosi ospiti. Al decimo, nella prima vera azione della gara, Notaresco in vantaggio. Liguori mette in azione di tacco sull'out di destra Candellori, che crossa con la respinta corta della difesa marchigiana, e la palla che termina a Bontà, che al volo con un tiro angolato supera Bottaluscio per l'1-0 ospite. I locali accusano il colpo e così al dodicesimo per poco la barba non beffa Bottaluscio con un tiro cross che costringe l'estremo di casa al salvataggio. Solo Notaresco, visto che al quindicesimo ci prova anche Minella, che arriva ad un passo dal classico gol dell'ex, ma la sua gioia è solo rinviata. Attacca il Notaresco, che arriva vicinissimo al raddoppio anche due minuti dopo con Candellori, che chiama Bottaluscio alla prodezza in calcio d'angolo. Castelfidardo in evidente difficoltà con la squadra di Cudini, che cerca di approfittarne non correndo fra l'altro mai seri rischi dalle parti del portiere Monti. L'ultimo quarto d'ora di primo tempo vede al 33esimo ancora un brivido per la difesa di casa con Di Lollo, che su punizione chiama Bottaluscio alla deviazione in corner. La prima e unica vera azione locale è letale e arriva al 44esimo con un tiro di Enou deviato in angolo e la rete al volo di Grazioso proprio sugli sviluppi del corner carciato da Trillini. Per la squadra ospite una doccia gelata, ma soprattutto immeritata dopo un ottimo primo tempo. La ripresa si apre al quarto però con il nuovo vantaggio del Notaresco grazie a Liguori, che dopo un'azione avviata da Minella e proseguita da Moretti si fa 40 metri di campo e poi con un tiro abbastanza angolato inganna Bottaluscio, che può solo sfiorare la sfera che si insacca alle sue spalle. Festeggia il 2-1 Liguori sotto il settore dei tifosi rossoblu con Cudini che invita i suoi ragazzi a mantenere la calma. Al decimo però la risposta locale da brividi con Lignani, che in area mette al lato di un nulla. La gara resta aperta e vibrante con il secondo portiere De Maio e Candolfi in campo nel Castelfidardo al posto di Bottaluscio e Tiribocco. In campo non accade molto con Bontà, che poi lascia il terreno di gioco al 21esimo a Marcelli, e la sterile supremazia dei marchigiani, che produce solo qualche calcio d'angolo. Nel Notaresco entrano poi anche Di Stefano e Mozzoni per Fabriani e La Barba. Al 33esimo il portiere del Castelfidardo De Maio sbaglia tutto in area tentando di scartare Moretti, ma regalando la palla a Minella, che a porta vuota fa 3-1, realizzando così il classico gol dell'ex che chiude la contesa con 10 minuti di anticipo, anche perché poi accade davvero poco, tranne che al 48esimo, quando i biancoverdi di casa restano in 10 per il rosso diretto a Calabrese per fallo da dietro su Dalmazzi. Al 51esimo Monti dice no a Giovagnoli e poi il 3-1 finale con la festa del Notaresco sotto il settore dei propri tifosi. Cudini, partiamo da un assunto: che la vittoria del Notaresco oggi è stata indiscutibile, un 3-1 su cui c'è poco da dire. Avete segnato 3 gol, ne potevate segnare almeno 5-6. Ma sì, potevamo sicuramente fare sotto rete qualcosina di meglio. A me è piaciuto soprattutto, al di là della vittoria, l'atteggiamento che hanno avuto i ragazzi, propositivi, quello che avevamo preparato siamo riusciti a farlo, e questo sono pienamente contento, perché portiamo a casa una vittoria che ci dà morale, ci dà autostima sicuramente in una squadra giovane, e quindi ci fa lavorare bene per la prossima partita. Dopo aver mancato diverse occasioni nel primo tempo, avete subito il gol del pareggio nell'unica azione del Castelfidardo. Nella ripresa, pronti via, avete trovato il 2-1, c'è stata anche una reazione importante psicologica dei ragazzi. Sì, dovevamo sicuramente concludere qualcosina in più o concretizzare il primo tempo, questo era vero, perché poi le partite da niente possono cambiare, quindi ne abbiamo pagato allo scadere con una disattenzione a livello difensivo, però siamo stati bravi altrettanto a rientrare in campo con il piglio giusto per poter ribaltare. L'abbiamo sfruttato su una ripartenza, siamo stati bravi. Però, come ho detto, abbiamo delle qualità che sicuramente oggi si sono viste,
mi auguro che i ragazzi, con l'autostima che riusciamo ad acquisire strada facendo, possiamo fare sempre meglio. La gara di oggi, anche se parliamo solo della prima giornata, ha detto che in questo campionato così lungo, così difficile, ci sarà posto e spazio anche per il Notaresco. Ma questo non lo so, sarà il tempo poi a dirlo. Noi sappiamo il nostro percorso, quale sarà, quale vogliamo percorrere, poi se riusciamo ad essere concreti, ad essere maturi, può venire qualcosa, però sappiamo che il primo step nostro è la salvezza e quindi partiamo col piede giusto, e questo, ma siamo solo alla prima di campionato, quindi la strada è lunga e quindi siamo già proiettati alla prossima.